come se diciamo sempre, se la società dal 57 ancora si chiama OC Sinalunghese e non Nuova Sinalunghese o qualcos'altro, questo qualcosa dimostra, e ci fa particolarmente orgoglio, e siamo anche particolarmente orgogliosi del fatto che dopo un campionato così brutto come quello che è stato quello passato, brutto come risultati perché purtroppo siamo retrocessi dalla Serie D, c'è la voglia, la volontà e la forza societaria di voler ritentare immediatamente un campionato di vertice in eccellenza, perché siamo convinti che sia il nostro obiettivo veramente da dover perseguire, come lo cercheremo di farlo tutti insieme con la massima forza. Il primo tassello è quello di un allenatore di livello che veramente ci dia un tocco in più. Quindi passo la parola al nostro mister. Grazie, Stefano, troppo, che troppo credo buono. Che dopo le conferenze stampa fatte negli stadi più importanti d'Italia come capitano del Siena, vabbè, adesso esordisce come allenatore di una prima squadra qui a Sinalunga, e non possiamo che essere veramente felici di averlo qui come suo esordio, e spero che sia la prima di tante conferenze stampa favorevoli. Grazie. Grazie. E quello che mi ha fatto scegliere, mi ha fatto capire che per me, per questo nuovo corso che mi sono dato, che mi sono scelto della mia carriera, che è passata da essere giocatore, a essere allenatore, a essere anche responsabile del settore giovanile, ho voluto un nuovo inizio da allenatore di prima squadra. E ho trovato qui a Sinalunga questo entusiasmo contagioso che non mi aspettavo neanche, perché di solito, insomma, gli ambienti del calcio delle società retrocesse sono un attimino più destabilizzate, un pochino più depresse. Qui invece ho trovato grande entusiasmo, grande voglia di ripartire subito, immediatamente, per riconquistarsi la categoria, ma anche l'attenzione, la forza, la fiducia. Questo colloquio, anche tutto sommato breve e veloce, mi ha molto convinto, mi ha stimolato tanto, e ci ho messo pochissimo a decidere di firmare un tesseramento per la Sinalunghese.